Pronti? Tu però sai come funziona? Guarda in alto. Guarda in alto, seguiamo il signore. E ciao a tutti, ciotolini, e bentornati in un fantastico video. In anticipo. Ma non rifacciamo. E dai! Basta, l'abbiamo già fatto. Today, tomorrow, sono qui con i miei amici Toyota e decidiamo, abbiamo vero. Deciso non vero. Abbiamo deciso di fare un fantastico video, cioè un ai mai vero. E per renderlo un po' più particolare abbiamo fatto dei fantastici disegni. Abbiamo? No, io non ho fatto niente. Ritrovate qualcosa di simile in questi disegni? Vero. Potresti partecipare anche tu? Cosa devo fare? Allungalo. Oppure la controparte è nine. Croppa qui. Allora, avete capito un po' tutti? Sono domande che ci fanno le loro cucciole, o meglio i miei ciotolini. E dobbiamo rispondere profonditamente a ogni domanda? Sì. Aspettiamo che il grafico, l'illustratore ha finito. Finito? Fra l'altro se la guardi così ha una Z, guarda. Fantastico, dobbiamo andare. Posso partire? Sì. No! Sì. Ok. Vabbè, ma questa è facilissima. Vai. Avete, perché lo uso già al plurale, avete mai beccato Sabrina mangiare cibo spazzatura? No, io non mangio cibo spazzatura. Quante volte la sto moltiplicando? Dai, non vale, non vale. Tu mangi solo cibo spazzatura. Cosa hai fatto ieri? Ho mangiato ieri cibo spazzatura. No, dillo, noi ti stavamo chiamando e tu facevi finta di niente, non rispondevi. Ah, il salame. Bravo! Il Teo è la voce della verità. Ok, sì. Si non nascosta il frigo lei. Questa è una domanda seria. Allora, partiamo prima da Peo. Hai mai capito a cosa serve Pietro nei video? Ti avevo detto di mettere no. Sì. A cosa? Far presenza. Neanche quello riesce a farla bene, te l'assicuro. Rispondi. Sto no secco. No. Anzi, qualcuno magari scrivete nei commenti a cosa potrebbe servire Pietro nei video, perché noi non abbiamo minimo. Salem, lascia stare la luce. No, l'ho chiesto io, dal mio foglio. Zoom. Allora, avete mai messo uno specchio sul pavimento per vedere di quanto sporgesse il vostro sedere? Non per quello, ma sì. Volevo vedere di che colore era il mio anno. Cosa? E cosa è venuto fuori? Viola. No, tu non sei immaginato. Adesso? La scena di Peo con lo specchio, con le gambe aperte, a cercare di capire che... Ma non devo immaginare, adesso mi metterò in post-produzione. Sì. Cosa l'espressione è stata tipo wow! Io volevo vedere il mio culo. Ma che tu ma hai sono fatto? Sexy. No, raga, non l'avevi fatto. Neanche io. Ma smettila! Che schifo! Ma tutti con gli specchi, ma smettila, gira sto coso e metti sì, per piacere, va? Mi mette a posto le luci, Salem. Salem, gli ho chiesto se riesci a farmi l'effetto troposcopio. Sei pronto? Cosa? Metti un sì enorme, cioè se vuoi ti chiamo la lavagnetta. Avete mai dormito per più di 12 ore? Mi spalmo sul tavolo. Giulio, smettila! Solo a casa mia ne dormi 16. Sei imbarazzante. Tutto il giorno ne dormi 16. Andre, smettila. 12 ore? Smettila, a volte anche 18. Divisi in 4 giorni magari. Sì, smettila. Mai, dai, stai siete imbarazzante. Raga, non so voi, ma vorrei sapere nei commenti se c'è qualcuno di voi che non ha mai dormito più di 12 ore. Perché io? Ma sì, dai, Andrea. Basta la prossima domanda. No, 12 ore è una è metà. Prossima giornata. Domanda, taci. Sappiamo tutti che mente. Sì, lo sappiamo tutti che mente, vai. E ha anche un po' guancia. Dovevo mettere le risate in sottofondo perché nessuno ride. Esatto. Okay. No, cambiare da te che in Sabri Gay. No. Vai. Avete mai incontrato il vostro idolo? Sì, il mio amore grande. L'altro giorno mi ha mandato la foto. Ho trovato questa foto di lei che firma la mia sacca. La mia non sacca. Non so chi di voi sia stato, ma vi giuro, ho riso tantissimo. Grazie. La sacchina. C'era Cristina D'Avena che firmava. Grazie, gliela chiesto. Smettila, ma chi gliela chiede? Non è il tuo canale. È il suo video. La cosa bella è non diciamo il suo nome perché così gli altri li vedono. Boh, sì, quanta fatica. La mia Cri l'altro giorno mi hanno mandato una foto. No. Tu non hai mai incontrato il tuo idolo? Io non ho un idolo. Ma come io? Non hai un idolo? No, chi è? Io scommetto che tu dico la ceri. 1999, Porto Rico, Ricky Martin, mi ha dato anche una sculacciata. Ah. Troppo figo Ricky Martin. Era prima di scoprire che fosse gay. Me lo sposerei. Sei tornato un po' preoccupato da Porto Rico. No, sono tornato felice. Ah. La sculacciata ti è piaciuta? Avevo 9 anni. Ok, siete pronti? Dai, io metto già su, non so cosa avete sia. Mai provato a rimorchiare Sabrina? No, allora, posso trovare...
per qualsiasi cosa. Io. Le cose. Allora, tu anni fa, nel 2002, mi hai dato un bacio sulla bocca e c'è testimone la foto su Facebook e ve ne parlerò in un mio video. Uno era il 2012 e due me l'hai dato tu e ci hai infilato anche la lingua. Non ce l'ho infilata, non avevo infilato. Io non ho fatto niente. Tu, Andre... Io ho messo sì. Avete mai provato a far spostare Sabrina che non ha voglia di fare niente? Cioè rimorchiare nel senso di trasportarla. Ah, è vero, ho messo no? C'è tempo. Aspettate, sto pensando. Ecco, stamattina ha fatto un incubo, ha guardato e mi ha toccato una spalla. Ci ha provato, avete capito? Mi ha rimorchiato. Capito, io mi sono Sasha? Mi ha rimorchiato da sola. Sì. E poi ho i cugini. Sono tutti i tuoi cugini, non rubateglieli, eh. Mi hanno rimorchiato. Beh, tutti. Facciamo così, sto dietro. È ancora il tuo video. Non penso. Mi hanno rimorchiato tutti. Avete mai cavalcato un leone stitico? Dalla gag di cavalcare uno di voi, ma tu caghi che è una meraviglia, lui caga che è una meraviglia, tu sei stitico, posso cavalcarti? Io non la faccio, la cacca. Allora, se ragazzi, poi io ti cavalco, posso dire di aver caricato un leone stitico. Hashtag pray for Sabri, poverina. Lei non ce l'ho la diarrea. Noi siamo tutti uniti per Sabrina, poverina, le vogliamo bene. Hashtag. Ma perché nella fotocamera c'è un quadrato con il sigo sulla mano? Guarda. Perché sei l'unico umano. Sono più bello. Avete mai visto Sabri scaccolarsi? È inutile che lo fai adesso, ogni giorno, appena tutti... Che schifo. Ma era umida pure. Puoi anche far la finta, non devi per forza mettere il dito dentro. Ma no, metti sì, ti sarei vista adesso. Non sa... Allora, sì. Smettila! Non si è mai vista da sola. Ma sai quanti video Dani deve tagliare lei che ogni volta le cose... Oh, una volta taglia... Fino a qua è arrivata dentro, eh. Una volta ci compassi il cervello. L'ultimo pezzo di cervello. Posso? Certo, vado dell'altra parte. No, già vado qui. Avete mai avuto attrazioni verso una youtuber? Ovvio. Ho attrazione verso qualsiasi cosa del sesso femminile. Che respiri. No. Ah, ma era maschi femmine in generale? Verso una youtuber. Tanto non cambia la tua risposta, non ci provi. Chi è? Dovete dire chi è. Meglio chiunque youtuber, di una ragazza su YouTube Italia, sì. Vogliamo sapere chi è? Ma è estera. Ah, non vale, italiana, vogliamo i nomi. Italiana? Conosco fondamentalmente solo Sabrina. Quindi non vale, in Italia non può dire. Quindi ha detto sì però. Quindi ha detto sì, quindi automaticamente sono io. Quindi sei attratto carnalmente da Sabrina? Ma carnalmente, è così, molto carnale. Il cucino l'hai conquistato. Il cucino, per due cucini, erano due. Dovresti farti le domande, non è che ho conquistato il cucino, ho scelto il cucino. Al posto tuo? Oh, pensi un cucino amico. Comunque io no, perché io punto alle sorelle. Esatto, quindi fai un sì con le sorelle. Un sì alla sorella. Ma il mio era un sì per Sasha, non pensavo fosse una femmina. No, lo pensavo. Ma intercato va bene anche una femmina. Il nome? Non lo so, di nome a caso. Vai avanti. La regina. Anche. Dai, Giulio! Qual è stata la vostra figura di merda più grossa? È arrivata anche Grini per questo. Eh sì, è perché parte lei. Sì. Grazie per aver capito. Grazie. Quindi me lo tieni. Grazie. E perché mi vuole giocare col fuoco? Beh, a maniera di protagonismo, te lo dico io. È la mia gatta. Che se ti vuole bene la tua gattina. Beh, per rimanere in tema di figure di merda, avete mai fatto una scoreggia rumorosa? Tu l'altro giorno. No! Mi Andre, che ridere! Stava ridendo. Allora, benissimo. O ridevo, o cioè, o trattenevo la scoreggia e non ridevo, e se rido è una scoreggia felice. Era di addominali che si contraggono felici. Io l'altro giorno nel video di Sasha mi sono impegnata tantissimo per farla. Ma tu le fai sempre? No, rumorose. Rumorose è dopo aver fatto la diarrea, che sei più vuota. Ah, ok. Le fai. Tu più o no? No, mai. Ma come mai? Però stanotte russava, quindi va bene uguale. Guardala in camera e di mai. Mai. Hai mai leccato una mucca? Spero per voi di no. Aspetta, viva. Aspetta, mucca o vacca? La vacca, giriamo tutti il cartello. Hai mai leccato una vacca? Una vacca in generale? Tipo Sabrina. Dai! Sabrina, per fargli capire. Esempio classico di vacca. Esatto. Cioè, la prima vacca che è la prima cosa che ti viene. Non deve sembrare offensivo, però se io faccio così e poi... Dai! Oh! C'ha ragione, sì, amico. Avete mai risposto male ad una fan? Io non ho fan. Sei una brutta persona. Ma io... Aspetta, stavo per Anche fare. Tu!
per ma parlare. Io in realtà ho una fan vera, cioè ho una fan no. Ho una persona che si è finta fan, sì. Cioè si è travestita da ragazzina, si è messa le treccine. No, no, a quelli che vengono a chiederti una foto solo per fare like su Instagram. Ma a me nessuno chiede sì. un autografo perché mi conosce, solo perché sono tuo amico. Ah, ok. Avete mai fatto palestra per 3 ore? Di più. Quando facevo ginnastica artistica facevo consecutive. Quando facevo ginnastica artistica facevamo sessioni di allenamento da 6 ore al giorno. Noi siamo tutti sportivi, non lo dimostriamo, eh. Giulio, adesso andiamo... sì. Non ti ho detto se hai mangiato per più di 3 ore, eh. Ma anche sì, quando vado in palestra faccio 7 volte la roba che facevi te e parli anche. Lo farmi con vai, i soldi. Crimi. Vai, segui il foglio, Crimi. Vai, brava, vai, vai, vai. È tuo, vai. Brava, Crimi, vola. Che non c'è niente, vai. È un po' davanti alla telecamera. A niente, lei ci vuole bene. Non penso. Adesso si sdraia. Mi ha fatto il gesto così, hai visto che ha fatto così? Vai. Come vi siete conosciuti? Anzi, metti al no così si dice. Io ho messo no. Ma è intelligente chi ti ha fatto questa domanda? Al fateci un ai mai. Io non gli ho chiesto un ai mai intelligente. Ah, ok. Avete mai condiviso il letto con Sabri? Ragazzi a casa, non mettete il cartello con sì anche voi. Sì, anche io ho condiviso il letto con Sabri. Ma non per quello che pensate voi. Io continuo a dire che mi hai limonato. Non è vero, era un bacio per avere un drink gratis. Si potevi anche baciare normalmente, cioè. Esatto, e invece gli hai fatto la colonoscopia, gli hai fatto. Vai. La pulizia dentale. Avete mai copiato in una verifica? Cioè, chi non ha mai copiato in una verifica è una brutta persona. Vero. Hai dato della non hai mai copiato in una verifica? Una verifica no. Ah, in tante. Ah, ok. No. Ha messo no. Eravamo già una mente collettiva. Okay, noi facevamo parte dell'unisono. Esatto. Avete avete mai mangiato cibo per cani? Appassionatamente aggiungerei anche. No, no, aspetta, no. Mangiato o assaggiato? Assaggiato. Qua c'è scritto mangiato. Allora. Ok, allora facciamo assaggiato. Mangiato. No, tienilo tu. Piaciuto? No, Andrea, non vorrei mai. Più fare. No! Sì. Perdere le challenge, tutto mangiare tipo per cani, che stavo per vomitare. Aveva fame. E poi una volta ho sbagliato lo snack e mi sono anche lavata con lo shampoo del cane e ho avuto irritazione cutanea. Sì, bravo. Sotto le ascelle. No, nei capelli. Vabbè. Giusto, che mi batti 5. Sono finite, una testa la dobbiamo creare. Vai, una testa. Ai, ma. Vado io. Pensato che Sabri abbia delle tette giganti? Come no? Dipende. Gira! È posseduto! Cosa sta succedendo? È partito il suo video. Ho detto tette giganti, si è emozionato anche il telefono. Io no, perché non sono tue. Oh! Io no, perché non ci penso, cioè le vedo. Ok. Avete mai visto il rosso e il verde? Ciao daltonico. Avete mai perso la vista per aver mangiato troppi dolci? Non vedo cosa c'è scritto lì. Non riesco a vedere. Siete mai stati operati all'anno perché mangiate troppo piccante? Cosa? Ma cosa? Giuro. Che schifo. Bene, leggero più leggero. Guarda, chiudi questo video per favore. Quanto era realistico? L'hai strappato, no? No, era un rumore. Ma veramente? Fatto dalla bocca, tu senti. L'hai fatto con le teste? Senti, lo so rifare, senti, senti. Schiaccio le teste. Dai, finiamo che devo andare. Cosa dobbiamo chiedere nel prossimo video? Allora. Nelle prossime domande. Allora, tanto 5.000 mi piace. Prima di tutto, un pollicione, perché cioè è stato imbarazzante vedere Sabrina che pensa qualcosa, quindi. Un pollicione dove? Quello di Peo per il piccante. Che oramai ho operato, quindi. Stiamo facendo un video e mai per il canale. Bam pararam. Bam pararam. Ok. Allora, a 5.000 mi piace, Sabrina si fa crescere i peli delle ascelle e se li tinge di bianco. Va bene? A 5.000 ci arriva. Ci stai? No. No. Non mi faccio i peli delle ascelle bianche. Non ci arriverà mai a 5.000 mi piace tanto. 5.000 like, la Sabrina si fa crescere i peli delle ascelle e se li fa bianchi. E a 3.000 rossi. E vi voglio bene. Con i peli però colorati. Però per chiudere questo video dobbiamo tutti sulle maglie. Tutti sotto il tavolo. Vai. Dai, ti stiamo seguendo. Ora cazzo. Aia. Ciao. No, passate sotto il tavolo. Pim, 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 p